Ciao, buon pomeriggio. Le mie amiche Benedetta e Maria Concetta dello Zafferano del Re mi hanno regalato questo, la farina, il miele, lo zafferano in stimmi e lo zafferano in polvere puro, purissimo. E quindi ho detto, vabbè, che ci faccio? Ci faccio due cose, due polpettelle, due frittolicchie. Però come le faccio? E allora ho chiamato mamma, ciao ma, saluta. Ciao! Oggi insieme con questi prodotti prepareremo che cosa prepareremo? Polpette di Le riso. polpette di riso con piselli Zafferano. allo zafferano, in più le frittelle di zucchina, sempre insaporite con lo zafferano. In più, se rimarrete fino alla fine della diretta, vi faremo vedere un paio di sorprese, visto che rimanete sempre connessi in tanti, ci siamo preparati un piano B per continuare nel caso rimaniate ancora connessi. Nel frattempo ci salutano Assunta Beltrano. Ciao! Ciao Assunta, Ciao! io nel frattempo mi collego perché così leggiamo tutti i vostri commenti. Mi collego qui. Ecco qua, beh, siamo qua. Ecco, disattivo l'audio. Nel frattempo ci stanno arrivando un sacco di saluti. Li vuoi leggere pure tu? Un attimo che sei impinto. Allora, vi leggiamo subito gli ingredienti, un secondo di pazienza e arriviamo. Ma è bloccato, ecco qua, guarda, stanno arrivando i commenti. Allora, per fare le nostre polpette di riso allo zafferano con i piselli, abbiamo bisogno di, spostiamo adesso qui, abbiamo bisogno di piselli. No, scusami, abbiamo bisogno di riso, Riso. 500 grammi di riso, poi 2 punte di 500 grammi di riso cotto in due. Spostati un attimo, cotto con. Insieme a me, 500 grammi di riso cotto con 2 punte di cucchiaino di Zafferano. zafferano in polvere, poi 200 grammi di piselli già cotti, provola a cubetti, eccola. Poi un uovo, Uno, uno, due, due, dipende dipende dalla da consistenza. come la consistenza, lo vedrete insieme a noi. Poi 100 grammi di parmigiano grattugiato, eccolo qua. Poi del prezzemolo, questo, direttamente dall'orticello che abbiamo fuori. Del pepe nero, che non ce l'abbiamo qua. No, no, ma ha E scelto. del sale, Vabbè, il sale il già sale l'abbiamo già messo. messo qua, abbiamo fatto già cuocere, quindi abbiamo fatto cuocere il riso, bene bene. E adesso facci vedere tu come si fa. Nel frattempo ci saluta zia Flavia, zia Flavia fra Ciao poco verrà Fra, a fare t'aspettiamo dopo. gli assaggi, l'assaggiatrice. Allora adesso con i 500 grammi di riso, qualsiasi tipo di riso, tranne basmati, Passiamo. iniziamo a impastare con le mani. Adesso mette gli occhiali così ci vede meglio. E quindi mette il prezzemolo. Io mi avvicino un po' di più. Facoltativo. Prezzemolo è facoltativo, ovviamente insaporisce, aiuta. Ecco qua. Prezzemolo. Il riso è stato fatto cuocere insieme a 2 punte di cucchiaino di zafferano. Questo zafferano in polvere. Puro, purissimo, vi faccio vedere com'è, bellissimo. Fammi vedere che cosa stai facendo. No, detto palla, Eh no, no. dobbiamo far vedere quello che stai facendo. Vi faccio vedere un Ah, attimo lo vabbè, zafferano puro, dai. purissimo. Guardate com'è bello. È 100% zafferano, non è come molti zafferani che comprate al supermercato che è Ma già mischiato con un comunque pizzico con si vede l'aglio. già. Già abbiamo messo già 2 punte Che di bel zafferano colore. qua dentro, guardate qua che bello. Quindi tu hai Vabbè, io ho messo messo qua pezzemolo, il formaggio prezzemolo e un tritato, uovo. È un 100 uovo. grammi di formaggio Per adesso un grattugiato e un uovo. uovo. Adesso mischi con le mani. Nel frattempo salutiamo tutti quelli che sono collegati e diciamo che se vogliono supportarci possono inviarci le stelline. C'è mamma. Ci inviate le stelline, grazie a Silvana, scusami, Silvana Catania è la tua Mia parente, cugina. tua cugina. Ciao Silvana. Chiama la Questo zafferano è coltivato da due sorelle, Benedetta e Maria Concetta Linardi,
a Castiglione, proprio qua dietro. È fatto totalmente a mano, tutto a mano. La raccolta, anche la separazione del pistillo e poi tutta la procedura di impacchettamento, tutto quanto fatto rigorosamente a mano, lo sai? Ti serve un secondo uovo. Perché ti serve un altro uovo? Perché ti rendi conto che non è... Si sente. Che non è... Che non diventa abbastanza bello... Abbastanza, no. Perché altrimenti si scolla e si stacca tutto, no? Immagina la figura. Immagina che figura dopo, se non vengono bene. Grazie Andrea che ci ha inviato 50 stelline. 50 stelline, buon pomeriggio a Maurizio... Maurizio, non riesco a leggere, sono cercato, sono anziano, mi servono però meglio occhiali. Soltanto 50 stellini, vabbè. Grazie Domenico, c'è chiarissimi. E le amiche dello Zafferano ve le faremo conoscere presto con un video. E vi faremo vedere in questa diretta come utilizzare sia questo, lo zafferano puro in polvere che abbiamo utilizzato qui per cuocere il riso, e anche questo zafferano sempre puro in steamy, questo vi faremo vedere più tardi come, se rimanete connessi, faremo vedere più tardi come si fa. In più abbiamo qui la farina insieme alla creata in collaborazione con il Molino Bruno. Che stai facendo? Piatto. Ah, piatto. Creata in collaborazione con il Molino Bruno. Faremo vedere come fare la pastella per fare le frittelle di zucchine. Quindi tu adesso hai impastato. Ho fatto. È prima cosa. Si deve prendere un po' di olio. Ok, un po' di olio. Il riso appiccica. Se no il riso appiccica alle mani. E non bisogna usare l'acqua perché altrimenti... No, non è l'arancino. Visto che... Ok, quindi... Diverso. Qui. Un po' di... No, quindi tu non lo devi mischiare le cose all'interno. No, mettiamo dentro. Ah, dentro, ripieno. Io volevo fare... Vabbè, vedi. Come vuoi. Come vedo. Sì, fanno un misto. Facciamo prima, come dici tu, per me è indifferente. Quindi fai come se fossero gli arancini. Diciamo, cacio cavallo ce ne metto, un po'. È un po' di provola, piselli, provola. Sì, Andrea, è più comodo, così fa tutto lei. Anche perché le mie competenze si limitano, si fermano alla pizza. Vabbè, ognuno ha la sua specialità. La ronzo in generale. Quindi tu hai messo come se fosse un arancino e l'hai chiuso. E questa è la prima purpettella, senza impanatura. Senza impanatura, senza burro, soprattutto. No. Quindi rimangono belle e leggere. Aspetta, se è collegata Alessandra Filice, no? Sì. Rosanna Brecchi. Ah, Aldo Bonanno dice che fame, Aldo. Se sei di rende te li porgiamo qua dalla finestra. Tra poco arrivano. Faremo vedere pure come utilizzare il miele per fare tipo se volete fare una sorta di antipasto alternativo. Quindi tu ti bagni le mani con l'olio, mi raccomando con l'olio, non utilizzate l'acqua, utilizzate l'olio perché altrimenti poi l'olio quando friggete arrivano i pompieri perché veramente non... Nel frattempo salutiamo Alfredo, sono pochissime stelline, aiutateci. Pochissime, soltanto 50 stelline, com'è sta cosa? Rosanna dice che mastrona, mentre lei continua a preparare le polpette di riso. Vincenzo sperando dice... Sperando che non si apra. Sperando che non si apra, non sa che figura. Buon pomeriggio a Francesca, buon pomeriggio Vincenzo, le sue competenze di Vincenzo si limitano alla forchetta, beh vabbè è già una cosa buona. Marielina dice bravissime, grazie. Isabella dice buone, speriamo siano buone davvero. Francesco Corbello ci ha regalato 50 stelle, grazie. Ciao Emanuela, ciao Francesca, ciao Gabriele. Qui continui tu, dimmi quando poi devo accendere l'olio. E già puoi, dai, ne facciamo poco, ne facciamo un paio e poi dopo, successivamente, subito dopo vi faremo vedere come fare le frittelle. Qua accendo l'olio piccolo o l'olio grande? L'olio grande al massimo. Troppo massimo.
Se non lo... Ne facciamo giusto un paio, perché così... Grazie Francesca, ci ha inviato 50 stelline, mentre facciamo le purpettelle noi, le purpettelle di riso allo zafferano, con lo zafferano del re. Guarda che gialla. Questa. Guarda come giallo, fa vedere là. Guarda là. Grazie, grazie a tutti. E Luisa, non valgono purtroppo le stelline scritte sulla tastiera, ma c'è un tasto che ti permette di inviarci, affianca alla casellina di testo, alla casellina di invio del messaggio. Nel frattempo che Adalgisa fa il riso, riso bollito con fatto cuocere con un po' di olio per sicurezza. Io ci ho messo l'olio, non te l'ho detto, ma ci ho messo l'olio. Sì? Tu mi hai detto di non metterci, ma io ci ho messo. Ci ho messo un po' di olio. Perché? Adesso vi dico, adesso lo salvo, adesso ti dico. Grazie a Alfredo ci ha mandato altre 50 stelline. Vi ricapitolo la ricetta. Allora, dovete prendere 500 g di riso, qualsiasi tipo di riso, l'importante è che non sia riso, riso basmati, lo dovete far cuocere a un livello giusto, non, sì, che non sia al dente, lo provate, quando lo provate, se non sentite il chicco all'interno crudo, allora vuol dire che va bene, se non sentite niente, niente. Bravo, un paio senza niente. Fatto cuocere con due punte di cucchiaino di questo zafferano in polvere che trovate, se non siete a Cosenza lo trovate anche online sul sito dello Zafferano del Re. Dopo che l'avete fatto cuocere lo fate riposare un paio di ore, lo fate scolare e riposare un paio di ore e poi a vostro piacimento ci mettete prezzemolo, noi ci abbiamo messo piselli e provola, però potete, sì, potete anche mettere l'anduja ad esempio se volete. Mi raccomando, non mettete non mettete pomodoro perché pomodoro non lega tanto bene con lo zafferano. Grazie mille a Francesca che c'è tutto a posto. Francesca Gravina, ti sei commossa? Ti sei commossa che Francesca Gravina ci ha regalato, aspetta, Francesca Gravina ci ha mandato 100 stelle, ma poi Alfredo Spizzilli ci ha mandato altre 85 stelle. Grazie. Noi stiamo, io specifico che noi questa diretta la stiamo facendo promuovendo i prodotti dello Zafferano del Re gratuitamente, non abbiamo preso soldi per promuovere, ci hanno regalato questi prodotti e noi abbiamo voluto provarli, anche perché l'altra volta, sai che l'altra volta mi hanno cazziato? Chi? L'altra volta uno ha detto per promuovete questo riso gallo, che noi abbiamo detto per il riso gallo per gli arancini, ma promuovete il riso locale, che possiamo fare? Adesso lo Zafferano del Re ci ha regalato queste cose, noi le facciamo vedere volentieri. C'è Sandra Spadafora che ti saluta. Ciao Sandra. Ciao. Ciao. Abbiamo tutta la parentela. Che poi lo Zafferano del Re è coltivato qua dietro a Castiglione. Queste due sorelle giovani, più giovani di me, hanno preso sto Bravo. Terreno e hanno cominciato Bravo. A coltivare. Senti, le mettiamo a friggere, dici che no, buono l'olio. So. Tu stai sudando proprio, vuoi un tovagliolino? Aspetta che ti asciugo con un tovagliolino. Prendi lo scotto. Ma che fa? Un chirurgo. Un chirurgo, che fatica queste polpette. Non mi ci sono più. È pronto? Siamo per friggere, adesso ci spostiamo di là e friggiamo le prime. Perché fra poco vi faremo vedere le frittelle anche, oltre che le polpette. Ecco qua. E mo scialati, mo friggi. C'hai il sudore. No. Si rapano? No, non si apre. Non si aprono, non si aprono, non si aprono, si aprono, non si aprono. Non si aprono. Ti serve un altro piatto. No, ancora. Stiamo per friggere. Ciao Simona, figlia di la figlia di Simona. Di la figlia di Simona, la figlia di Giusy. Ciao Giusy. Ciao Giusy. Aspetta che ti prendo il piatto. Stiamo per friggere. Perché la lisci? No, c'è Teresa fare. Pasqua pure collegata. Ah. Ciao Teresa. Ciao Teresa.
Rimanete connessi perché fra poco faremo le frittelline di zucca. I cucuzzi. Le frittelline. I frittelli, no, come te lo chiamano in paese, i frittelli cucuzzi. Li faremo una ricetta di Adalgisa che sono senza acqua. Cioè la L'acqua pastella viene fatta senza acqua, con una magia. E io quando me l'ha detto mo non ci a credevo. crudo. Sì, senza cuocere prima, prendete le zucchine, le tagliate, ma adesso vi sveleremo, fra poco vi sveleremo il segreto. Pastellina Il però. segreto, se ci mandate tante stelline, siamo arrivati a 385 stelline, che sono 3 dollari e 85. Sono buone. Dici che si aprono? Allora, c'è Maria Antonietta Roccanova, ciao Ah, ciao Adalgisa. amore. Infatti, Maria Antonia, io mo sto facendo un po' la pacchia perché faccio lavorare a lei. Devo stare attento perché sennò fra poco mi chiede pure lo stipendio. Maurizio Ciardullo dice perché non arrivano notifiche. C'è un problema che c'è anche mia madre. Non arrivano notifiche perché devi andare quando vai sulla pagina, in alto a destra, c'è la funzione per ricevere tutte le notifiche della pagina. Eh sì, Domenico, si poteva mischiare tutti insieme, riso, Sì, provola, fare la volendo sì, su. mischiatina, No, volendo però sì. la provola poi, La essendo provola liquido, poi essendo si liquida, poi si scioglie, scioglieva e è si un casino, rovinava, è è un meglio. casino, è un Avresti casino. potuto fare le polpette di riso e piselli e basta, mischiandole, facendo un Ah, impasto così. sì, ma la Però provola no. la provola no, la provola devi Si metterla per forza scioglie. all'interno perché altrimenti se si scioglie ed esce fuori fai un po' un casino. Quanto ci vuole per friggerle? Ci vuole, questo ci Vediamo vuole. che ci chiedono qua. Il lavoro va pagato. Sante Va, parole. vanno pagato con le stelline. 3 dollari 85, 385 stelline. Ti bastano? Mandateci altre stelline. Cioè, supportateci in qualche modo, se no qua come. Tutto a posto, il sudore è tutto Sì, per adesso sì. a posto. Ok, quindi non si. Com'è la Con cottura? 50 lampadine, non lo so, Ah. normale, no, fai Cioè, vedere, fai vedere, fai vedere no, non faccio. dove mi fai C'è lavorare. bisogno delle luci di Barbara D'Urso. Senti, la cottura non deve essere. Non si devono colorare, ma devono essere No, no, si leggermente. devono Si devono colorare, però colorare. leggermente, leggermente sì, diventano croccante di fuori. Ok, Adalgi fatti pagare, ma abbiamo una cosa. Chi è? Aiuto. Maria Antonietta dice che ti devo pagare io. Brava Maria. Non mi tengo sordi. Ancora la cassa integrazione non mi è arrivata, Iole un m'ha pagato. Io ci mettiamo un tovagliolo? Qua tovaglio di carta forno, no? Carta, scusami, carta assorbente. Si apre. L'assaggio fa tu? Sì, ovvio, con la birra, no? Allora, fra poco direi che facciamo queste qua, togliamo queste qua e poi mettiamo a fare le Sì. frittelline, pure perché abbiamo una diretta lunghissima, perché se rimanete fino alla fine, dopo, adesso stiamo facendo le polpette di riso, dopo faremo le frittelle di zucchine, sempre utilizzando lo zafferano, e poi successivamente facciamo una sorpresa che non vi diciamo. Allora, i piselli non vanno soffritti, i piselli vanno soltanto No, cotti sbollentati, cotti normali, dai, normalmente, cotti normali. sbollentati. Beh, se volete un suggerimento sbrigativo potete prendere anche i piselli nel barattolo Al vapore. già cotti al vapore. Teresa ti dice che sono troppo grandi. C'è roba dentro, Tere. Tere, Questi sono perché sono ripieni. vedi, questi Quelle sono più piccoli. piccole, quelle piccole sono senza Qua ci ripieni, ma stanno quelle piselli e grandi. caciocavallo. Qua ci stanno piselli e caciocavalli dentro. Piselli e caciocavallo Lui dentro. Tere due morsi. Tre, due morsi e se ne vanno. Invece questo uno solo. Ciao Jobs! C'è Giovanni, un mio amico. Collega, ex collega. Ciao Jobs, mandami le stelline. Se no ti renderò la vita un inferno. Quanto ci vuole per cuocere? Vabbè, ma c'hai fame? Avrei una poco di frica per provarle. Aspetta con te.
No, 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 sto scherzando. No, no, no. Mo, che siamo un'altra pentola, un'altra padella dopo, no? Per friggere le altre. Questa qua la mettiamo da parte. Mi raccomando, l'olio non lo buttate mai nello scarico. C'è Maria Grazia Calvelli, salutala. Devi ciao fare... Maria! Devi salutare l'amica. Saluta tutte le amiche tue, basta che dici. Che sennò si offendono. No, mi linciano. Si linciano. Ti salutano dal Canada. C'è Sam che si saluta dal Canada. Angioletta che dice buongiorno, probabilmente ti sta guardando dall'estero. Da dove ci stai guardando, Angioletta? Poi c'è Raffaella Raimondo, è un'amica tua? Non si sono aperte per fortuna, hai visto? uno è rispettoso, c'è stato. Aiuto! No, vabbè, no. Quindi è più o meno come se facessi gli arancini, però più semplice. Sì. Più semplice, sì. Perché non c'è la. Non c'è il ragù? No. Jobs, Giovanni ha mandato 50 stelline, hai visto che i ricatti funzionano. Assunta dice bravissimi, ciao Assu, grazie. Domenico dice bravissimi e simpaticissimi, grazie. Rose Procopio è di dell'Ontario, dal Canada. Ha visto, ti stanno guardando da tutte le parti. Ci abbiamo 350 persone connesse, grazie a tutti. Se vi piace la nostra diretta, condividete. Il dialetto, come si chiama? Come si chiama? Vraciola, no, Vraciola sono quelle. Come si chiama in dialetto? I purpetti. Purpette. Angelo ci ha mandato le stelline scritte, ma purtroppo non valgono le stelline scritte. Valgono quelle. Quelle che tu premi a destra a fianco alla casellina. Siamo arrivati a 435 stelline. Scusatemi, ho smesso. Cioè non, mi sono distratto un attimo e non ho visto che una persona ha mandato stelline. Grazie mille. Ah no, Jobs l'ha mandato. Comunque, grazie. Angioletta dice che è di Bari ed è la prima volta che ci segue, grazie. Grazie Andrea che dice brava dal Giso. Grazie. E noi continuiamo a friggere, ma quando ci stanno mettendo un po', vabbè, i primi sono sempre più... No, è lento. Sai che facciamo però? Nel frattempo che tu cacci questi, mettiamo gli altri a friggere un attimo. E nel frattempo... E facciamo subito, così nel frattempo che si preparano, così non perdiamo tempo. Angioletta di Bari. Allora, Paola vuole rivedere la preparazione. Allora, Paola, questa preparazione alla fine della diretta il video rimarrà, quindi lo potrai rivedere senza problemi. Però mia madre le sta facendo di là, sta prendendo un po' di olio. No, dato che c'è già, senza che ce ne metto due o tre. Ok. Grazie a Emilia che ci ha mandato 50 stelline. Poi vi volevamo dire che il procedimento nel dettaglio non ve lo possiamo far rivedere, però fra poco, fra qualche minuto, appena toglieremo queste qui dal fuoco, vi faremo vedere come si preparano le frittelle di zucchina allo zafferano, però con un procedimento particolare, diverso dal solito, almeno diverso da come lo sapevo io, sì. Perché la pastella va fatta senza acqua. Cioè è l'acqua che toglie... Praticamente facciamo con un metodo facciamo togliere... le. Acqua alla zucchina. Allora io faccio invece queste. Andrea ci dice di spiegarle velocemente come l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto bollire, abbiamo fatto cuocere il riso insieme a due puntine di cucchiaino di zafferano puro, lo zafferano del re, questo qui dei nostri amici che trovate su internet o nei migliori negozi, nei negozietti piccoli di solito. Attenzione, temi un manico magari. Quindi 500 grammi di riso fatto cuocere bene, fatto cuocere in una cottura giusta, ma non al dente, mi raccomando non al dente. E poi abbiamo aggiunto piselli già cotti prima, cotti soltanto con lessati leggermente, senza aggiungere nient'altro, e poi della provola. Del prezzemolo. Fare così senza niente. Del prezzemolo, poi a vostro piacimento potete aggiungere appunto prezzemolo, pepe nero. Non ce l'abbiamo messo quel pepe nero. No, ma è facoltativo. Facoltativo. E poi soprattutto la cosa che farà da collante per l'impasto sarà uno o due uova. Dipende. Impastate tutto con le mani, dipende da quanto ve ne prende. Mettete uno o due uova nell'impasto. Ve ne accorgerete quando l'impasto sarà un po' colloso, no? Sembra un po' una colla appiccicaticcia.
E queste due uova vi aiuteranno a fare bene a compattare bene l'impasto. Poi quando stendete, quando fate le palline, quando fate le forme, grazie a Andrea Elia, Olio, olio. mi Bisogna raccomando, con l'olio, se bagnatevi no le mani con l'olio, perché non altrimenti, acqua, acqua no, mi no. raccomando, senza acqua, non ci va fatto, non abbiamo bisogno di fare nessuna pastella, No, nessuna infarinatura, nessuna no. pastella, niente, vanno soltanto fritti e basta. Che dici, ci spostiamo di là? Aspetta, spostiamoci di là, l'inquadratura spostiamo di là. Perché adesso continuiamo con le altre preparazioni, perché questa qui era soltanto una. Ecco qua. Ma dici che è troppo caldo, no? Mi brucio. Vedi, sono Devi luce il la mano, tovagliolino. mi toglie lì, Dove qua, sono no, i tovaglioli? finito, aspetta, prendi uno di quelli grandi che c'è, lo faceva. Questi sono i primi. Angelina ha detto, Angelina Vitale ha detto, ma cosa stai dicendo? Di Cosa ho detto cosa? sbagliato? Su cosa? Marina, sì, purtroppo dice, c'è Marina che ti sta rimproverando perché non ti puoi toccare le mani sudate e poi impastare con le. Non lavate. Sono lavate, ma poi me le sto mangiando io Sono qua. lavate con l'acqua. Ecco qua, il ripieno. Sembrano un po' degli arancini, non ce la faccio a mangiarlo. Però facciamo vedere come si fanno le prossime. Ciao Ippolito, non ce la faccio ad assaggiare, è troppo caldo. Lo pizzico, Provo poi. fra poco. Questi qua li mettiamo un attimo qua perché dobbiamo preparare il resto. Qua nel frattempo si cuociono. Questo qua lo metto qua. Allora, adesso prepariamo le frittelline. Le frittelline. Ciao Ippolito. Cinzia le passa del pan grattato, però noi no. Non passiamo. Vabbè. Ma proprio gusto. Adesso prendiamo la farina. Ecco, questa qui è la farina con lo zafferano già miscelata. Guardate che bello. Qui loro lo chiudono con lo spago. Cioè, curano nei dettagli qualsiasi cosa. Cerco di aprirla. Oh, mi serve una forbice, mi sa. Prendiamo una forbice, non ci riesco. Sì, volendo si può mettere anche un po' di sugo dentro, ci chiedono. Però noi l'abbiamo fatta allo zafferano. E lo zafferano non. Se usi lo zafferano, ovviamente è meglio non usare anche il pomodoro. Io l'ho distrutta la confezione, scusate. Scusami Maria Concetta Benedetta, non ce l'ho fatta. Ecco, queste. Sì, non ce la fa, non ce l'hai fatta. Questa è farina. Farina già miscelata con zafferano. Farina del Molino Bruno. No, tirellaccio, non lo so. Quanta farina ci devo mettere? Ormai il danno l'hai fatto. Ormai il danno l'ho fatto un danno. L'ho distrutta tutta, perdonatemi. Perdono. E tira il laccio, mi ha detto il colto. Va bene. Quanta farina ti ci devo No, mettere? aspetta, oh, però, aspetta. Ce la metti tu? Sì. Allora, puoi vedere qua? Guardate. Allora, noi abbiamo messo un'ora fa. Le zucchine tagliate a rondelline con una sorta di grattugia insieme al sale. Quanto sale ci hai messo? Un pugno più o meno, no? No, un po' di sale, Mezzo cucchiaio. mezzo cucchiaio di sale. E guardate, hanno rilasciato acqua. Non so se riuscite a vedere. Hanno rilasciato l'acqua e con quest'acqua adesso tu mangi. Senza zafferano. Allora, si trova in alcuni supermercati, però alla fine della diretta vi diremo dove si può comprare. Il link c'è lo zafferanodelre.it, ma se cliccate sulla pagina non l'ho taggato, Posso? vabbè. No, aspetta. Ah, quindi tu metti adesso metti il Formaggio. formaggio. Questi prodotti si trovano in alcuni supermercati.
Maurizio, ti scriveremo nei commenti, ti risponderemo appena finirà la diretta. Se visitate la pagina dello Zafferano del Re, potete trovare tutti i prodotti. La stessa cosa se visitate il loro sito, che vi linkeremo non appena finiremo la diretta. Metteremo il link sia nei commenti che nella descrizione. L'ha finito? Il... No. No. Ok. Quindi tu hai messo le zucchine tagliate a rondelline e fatte riposare un'oretta più o meno con del sale. Due ore anche meglio. Poi abbiamo aggiunto formaggio, 100 grammi di formaggio, un uovo e del prezzemolo. Adesso giri con un cucchiaio. Le zucchine sono crude. Sì. No. Le abbiamo tagliate semplicemente a rondelline e fatte... Facciamo vedere quanto è lo spessore. Un ne tocca con le mani, dopo no, sono già... Dopo di cazzia, no? Dopo di cazzia, no? Mi sto lavando. Però, che belle mie, care amiche nostre, ce le dobbiamo mangiare noi. Siamo un po' a casa nostra, a casa mia. Quindi, mia madre non è una professionista. Posso? Adesso c'è un trucchetto, perché per farle fare più gonfie, più belle, fiabili, aggiungiamo del lievito di birra. Ma roba di poco, faccio pochino. Vedere. Fa vedere quanto. Ecco, questa quantità di lievito di birra in polvere. Ciao Serena! In alternativa un po' di birra. In alternativa un po' di birra vera. Ma è meglio che la bevi tu, quello. Ma la bevo io la birra. La bevo io fra poco con le polpette. Qua le giro, dici? Le giro io, giro. Tu sì. Prepara qua. E qua stai aggiungendo la farina adesso. Sì. La farina la aggiungi piano piano. Sì. La farina è bianca, però... Mo vedi che succede una magia. Ah, diventa gialla. La farina poi diventa gialla. A contatto con l'acqua si... diventa gialla, è già miscelata con lo zafferano, quindi la farina Molino Bruno, che è di qua, di Cosenza, c'è uno stabilimento a Montalto, e vedi che sta già diventando giallo? Sì. Visto che magia, perché è già miscelata con lo zafferano. Mirella dice, grande teta dal Gisa, sei bravissima. Allora, Maurizio chiede se può mettere, stanno arrivando tanti messaggi, scusami, ciao Patrizia, Patrizia Mirato ci saluta. Ciao Patrizia. Ciao. Allora, il lievito di birra, quello secco, quello a cubetti si può mettere pure? No. Sinceramente, no. Meglio di no. No, perché c'è bisogno di roba liquida per la pastella. Al limite, mezzo bicchiere di birra. Al limite mezzo bicchiere di birra, però... liquida. Maria Lina dice che sei bravissima. C'è Maria Concetta dello Zafferano del Re che ci sta seguendo. Tu stai aggiungendo pian piano la farina allo zafferano, che si trova, la potete, se non la trovate nei supermercati, lo potete trovare nel sito zafferanoderre.it. Trovate tutti i prodotti dello zafferano, quindi lo zafferano puro in polvere, questo sempre puro in stimmi, che vi farò vedere fra poco come si usa, e poi anche il miele allo zafferano, guardate che bello, con lo zafferano dentro, sempre prodotto qui a Cosenza. No, con il lievito di birra non si deve aspettare nessuna lievitazione. No, no, no. Ma riuscite a vedere voi come è diventato gialla la pastella? Tu la stai girando con un cucchiaio, però mi dicevi prima, però hai avuto paura, che... ha avuto paura, magari mi cazziano, diceva. Viene meglio di solito con le mani, sì, impastare con le mani. Fumare. Lei impasta con le mani, però abbiamo detto no, che forse ti gridano. Però, e in effetti già c'è. Però l'avete gridata lo stesso, poverello, va bene, ormai. Qual leggerete tu, quelle sì. Che è rimasto? Ma è gialla, guardate qua. Guardate com'è gialla, faccio vedere magari. Una meraviglia. Guardate com'è gialla. E con lo zafferano, guarda, ci stanno pure le puntine rosse dello zafferano, sì. Anche se non si vedeva nella farina, ci stanno anche le puntine. Sì. Io proverò anche a farci un'altra, la pizza. Però ho spoilerato già quello che facciamo fra poco, facciamo la pizza. Ma
Facciamo la pizza. Visto che c'è proprio, si ci stanno proprio i puntini rossi. Ma là, cioè sembra assurdo, perché quando l'abbiamo buttata, quando abbiamo aperto la farina e visto la farina, non si vedevano i puntini rossi e lo zafferano. Guardate com'è bello giallo. Fra poco lo proveremo. Adesso si vede di più, guarda qua. Adesso si vede di più. Guarda. Sì, mo aspetta, cacciali che là. Mo stiamo togliendo l'ultimo polpette, stiamo facendo tante cose oggi, tante cose. Un po' di confusione. Lei sta togliendo le polpette, fra poco faremo le frittelline di zucchine e subito dopo, visto che siete così in tanti collegati, vi faremo vedere come fare le pizzelle con lo zafferano e pizzelle con i pomodorini gialli. Ma guarda lo zafferano qua. Si vedono pure i pistoli di zafferano, guarda. Guardate che belli. Fra poco li provo. La farina devi aggiungerla piano piano. Adesso che fai? Aspetta che ti sposto sta cosa, se no fanno danno. No, tranquillo. Ah. La farina si deve aggiungere piano piano finché non diventa una pastella. Vedete, la consistenza deve essere questa. Vedete? E adesso questa la andremo a friggere. Mi raccomando, le zucchine sono crude. Allora, l'olio... Aspetta, l'olio di semi di girasole, fra poco lo friggeremo. Ma mi raccomando, le zucchine crude, perché altrimenti sanno di lavato. E invece in questo modo le fate riposare per un'ora con il sale. Rilasceranno acqua, quindi non c'è bisogno di aggiungere altra acqua. Togli la pezza, togli lo straccio. Ma è pulita. Va bene, si sa mai. E poi diventerà così. Fra 2 secondi rimanete connessi, perché fra 2 secondi rifriggeremo. Qui dentro abbiamo... No. Fra poco qui dentro abbiamo messo 3 zucchine fatte macerare, si dice. Un'oretta con del sale, con mezzo cucchiaio di sale, poi un uovo, 100 g di parmigiano, del prezzemolo e farina allo zafferano quanto ne chiede per farla diventare così una pastella. E in più il trucchetto segreto di Adalgisa è mettere un po' di lievito di birra secco oppure della birra ne verranno più buone. Adesso fra poco lì. Tra poco li friggeremo. Sentite un cellulare che scende. La farina si deve aggiungere pian piano fin quando non raggiungi la pasta, fin quando non raggiungi la consistenza giusta. Adesso proviamo le frittelle di riso. Quanta roba che stiamo facendo. Oggi è l'ultima diretta, non ne facciamo più. Che la gente va al mare e noi stiamo qua chiusi a friggere. E ci cazzia. Guardate che bello. Con i piselli, ripieni di piselli. C'è Rosaria, Rosaria non li possiamo far vedere, ammuccia tutto, non possiamo far vedere, c'è Rosaria che è in attesa, non può vedere certe cose. Rosaria, ma te li mandiamo, oppure vieni che li vieni a provare in diretta. Ma che ora, che alle 5:30 viene zia Flavia, alle 5:30 abbiamo un'assaggiatrice in diretta, ma li proviamo. Buono. Pepe nero però ci vuole. Vabbè. Secondo i miei gusti dobbiamo aggiungere pepe nero. Grazie a Andrea per averci inviato 20 stelline. Inviateci stelline per supportarci. E fra poco ci spostiamo, fra 2 secondi ci spostiamo e vi faremo vedere come si fanno le pittolicche. Sono pittolicche queste? Frittelle. Le frittelle. Papà dice pittolilla. Non lo so. Chiediamo Graziella dice che si può mettere pure il bicarbonato. Non lo so. Sono buoni comunque. Tu hai provato a mettere un po' di... Il lievito non è lievito istantaneo, è lievito di birra. Stiamo ma no, è lievito istantaneo, hai ragione che io avevo detto. Lievito istantaneo. Non è lievito di birra classico. Di birra, sì. No, birra non è istantaneo. No, è mastro, guardate, quello mastro fornaio standard. Non è istantaneo. Mm? È lievito di birra normale. Mm. Però qua c'è scritto aggiungere 2 cucchiaini di zucchero per attivarlo. No, ma per pizza. Comunque sta friggendo là. Dice che è buono.
Perché nel frattempo che friggiamo, io preparo il set per l'altra sorpresa. E se fa caldo adesso, aspetta che sto arrivando. E se fa caldo adesso che stiamo friggendo, Immaginatelo. fra poco accenderemo il fornetto che ci fa raggiungere una temperatura di 400 gradi. Perché faremo le pizzelle. Vado. Sì. Quindi tu usi soltanto un cucchiaio. E poi lo butto e lo appiattisci. Nel frattempo prendo un macchinario, perché fra poco. Devo prendere ut in bagno. Rimanete collegati perché fra poco facciamo le pizzelle. Andrea vuole la farina allo zafferano. Andrea, la farina allo zafferano la trovi sul sito dello Zafferano del Re, sull'e-commerce, e spediscono in tutto il mondo. Quindi trovate sia lo zafferano puro, lo zafferano puro come questo qui in polvere, guardate. Che hanno pensato ai minimi particolari, sapete che perché c'è questa forma? Guardate, perché qua dentro tu ci metti il cucchiaino e te lo tiri. Per questo è tipo un arrotondo, Bianco, non è quadrato, grazie. ma c'ha gli angolini così ti tiri i cosi. No? Ciao Giusy! Giusy, venite a prendere due pitturicchie. Vieni, Giussi, vieni. Fra poco facciamo lo spoiler per la prossima. L'anticipazione, facciamo vedere. Ma vi facciamo vedere una cosa che facciamo fra 2 minuti, subito dopo le pitturicchie. Subito dopo le pitturicchie rimanete collegati perché abbiamo utilizzato lo zafferano per fare un'altra cosa. Aspetta. Che profumo. Cosa sono queste? Cosa sono queste? Mi fa stancare le chiacchiere che dici. Angelina, scusa. Chi? Angelina chi? Angelina Vitale dice faccio troppe chiacchiere. Guardate, guardate com'è giallo. Sapete che cos'è questo? È l'impasto per la pizzella. Facciamo delle pizzettine piccole piccole allo zafferano. Facciamo le pizzette allo Vedi come si zafferano. copia. Adesso qui si stanno gonfiando le frittelline. Che ti serve un altro piatto? Faccio io. Le frittelle, visto che abbiamo messo il lievito di birra, si stanno lievitando. Noi queste qui fra poco vi racconteremo come le abbiamo fatte e con cosa. Non abbiamo usato la farina allo zafferano, ma abbiamo utilizzato una cosa particolare che fra poco vi racconterò. Queste sono le frittelline in cottura. Quanto ci vuole per cuocerle? Maria Antonietta dice di dove siamo? Maria Antonietta chi? No, no, non la conosci. Maria Antonietta, siamo in un posto. Siamo misti. Cosenza, Cosenza. Tessano, Rende, un po' di tutto. Occhio. Ok, qua le frittelline le abbiamo fatte senza aggiungere acqua. Abbiamo soltanto fatto macerare le zucchine crude, tagliate a dischetti sottili sottili, con un'affettatrice, quelle manuali del formaggio, quelle della verdura. Le abbiamo tagliate sottili sottili e fatte macerare un'oretta più o meno, un'ora e mezza, ma potete farle anche per due. E poi ci abbiamo aggiunto un uovo solo. Prezzemolo. Prezzemolo e formaggio. Adesso stiamo aspettando che finiscano di cuocersi. Il fornetto della pizza è quasi pronto perché fra poco sforneremo pure le pizzelle. Grazie a Maria Antonietta che ci dice siete simpaticissimi. Grazie a tutti quelli che sono collegati dall'inizio e che stanno mandando stelline. Grazie a Andrea Lì, Andrea Valenti che hanno mandato altre
Stelline, Maurizio, Maurizio, di dove sei tu? Perché Maurizio dice che da lui è orario di colazione. Quindi sarà in America? Penso di sì. In America, Brasile? Quindi qua si devono, ma più non si capisce tanto bene. Qua, questa qui è, questa lata è cotta, quasi, un po' dorata, cotta, quasi, perché loro sono gialle di loro. Sono gialle e lo zafferano, la farina, lo zafferano, già mixata, il zafferano gli dà questo colore particolare. Ma sai che facciamo? Mentre tu friggi, mentre tu continui a friggere, io fra poco inizio a fare le pizzelle. Che dite? Facciamo vedere quanto ci vorrà molto ancora per finire questo. No, 10 minuti. 10 minuti. Vediamo se il fornetto è pronto. Il fornetto è quasi pronto. Perché fra poco abbiamo fatto le polpette di riso allo zafferano, le frittelle di riso e piselle allo zafferano con la provola, le frittelle di zucchine con la farina di zafferano e adesso faremo le pizzelle dello zafferano. In più, se dopo le frittelle di zafferano, scusami, se dopo le pizzelle rimanete ancora collegate, facciamo un'altra cosa con il miele. Un'altra cosa buona con le mele. Allora, Maria Pia, le stelline sono in basso a destra, a fianco alla casellina dei commenti. C'è un'icona gialla a forma di stella. Quindi adesso stanno cuocendo. Abbiamo quasi finito. Questo è bello. Togli le prime che mo le facciamo vedere. Dicono che sembra siciliano. No, no. Eh? Dicono che l'accento sembra siciliano. Allora, sì, perché c'è pure un misto di là. Allora, quello è il fornetto della pizza. Questi sono i panetti. Abbiamo fatto i panetti della pizza con ecco qua. Ecco qua. Vi dico i quantitativi, però non tenete in considerazione perché ho tagliato 4, gli altri li terrò per stasera. Ho fatto 4 pezzettini da 50 grammi. Allora, abbiamo messo 600 grammi di farina, 400 grammi di acqua, poi 15 grammi di sale, 15 grammi di olio e poi una parte di acqua l'abbiamo utilizzata per metterci questo zafferano puro, proprio puro, in stimmi, ad infusione. Li fate macerare, lo fate stare a infusione per la cosa ottimale è 24 ore. Però se volete velocizzare un po' la cosa potete farli stare per un paio di ore con l'acqua calda. Dopodiché li inserite nell'impasto, vedete, l'impasto verrà giallo con qualche segnetto di, vedete, ecco, viene giallo. Io adesso li stendo, prendo pomodorini gialli e rossi, un po' di semola, mi aiuto a stenderli con un po' di semola. Prendo la provola l'ha consumata tutta. No. Ci vedete bene? Si vede. C'è un po' di mulina. Allora. Rubo l'inquadratura. Che casino oggi. Dove sono? Quelle sono le frittelle. Cioè, ma tu le fai, mentre tu fai le frittelle io faccio vedere le pizzelle. Pizzelle piccoline. Guardate qui lo zafferano che si vede. Stiamo facendo un'idea, un mix di cose, di idee con lo zafferano per un aperitivo, diciamo. Sì. Ecco, diciamo che la prima pizzella è fatta. Le facciamo piccoline.
piccolini di proposito, perché la nostra idea era quella di fare un aperitivo. Le metto nel fornetto, ci metto due pomodorini gialli e rossi. Oh, che cavolo! Sto fornetto raggiunge temperature di 400 gradi. Mi sa che mi serve un altro po' di... Però... No. Ecco, 5 minuti. 5 minuti. Vediamo che mi state scrivendo. Giuseppina Sabato, Osso Capalbo, ciao. Queste sono le frittelline. Frittelline fatte con la pastella senza acqua. Senza acqua queste sono state fatte, ma soltanto con l'acqua rilasciata dalle zucchine e in più la farina allo zafferano dello Zafferano del Re. Fatto tutto a Cosenza. Si può dire che tutta sta... le frittelline sono fatte con ingredienti soltanto locali. Quindi anche la farina, anche le zucchine, lo sai, sono dell'orto. L'orticello. Sono dell'orticello, sono le zucchine. Ecco, fra poco le provo, adesso sono bollenti, ma fra poco le provo, mentre lì è in cottura la prima pizzellina. Alla pizzellina che dite, ci aggiungiamo un po' di prosciutto crudo? Ciao Piera! Va bene? Ancora. Piera De Marco, Benedetta sta collegata, ciao Benedetta! Bellissime le frittelle, guarda che belle! Ma voi la sapevate sta cosa del giallo? Vedete che sono più gialle rispetto al solito perché c'è la farina allo zafferano. Se cercate la farina oppure i prodotti, gli altri prodotti dello Zafferano del Re, li trovate sul sito dello Zafferano, zafferanodelre.it. Spediscono in tutto il mondo, è zafferano purissimo coltivato qui a Castiglione. Fra poco vi fare, fra qualche settimana probabilmente vi faremo vedere vi faremo vedere come lo producono, perché andremo proprio lì a trovare. Sono arrivati gli assaggiatori. Chi è? Ecco. Sono arrivati gli assaggiatori. A sorpresa abbiamo ospiti. Maria Pini dice che forse non li trova da nessuna parte questi. Questo è lo zafferano. Però li puoi ordinare via internet. In un paio di giorni ti arriveranno a casa. Hanno tantissimi prodotti, questo che è lo zafferano in stimmi, questo che è in polvere, e poi c'è pure il miele e la farina che è stata fatta insieme al Molino Bruno. Un attimo che apro la porta. Ecco. Mamma quanta roba. Io stendo la seconda pizzella. Qua è cotta. L'avevo bruciata. Che? È bruciato. Allora. Adesso stendo la seconda pizzella, veloce veloce, vi faccio vedere la prima. Mi prendi quella palettina rossa? L'impasto è giallo per via dello zafferano che abbiamo inserito nell'acqua ad infusione. Ecco, mettiamo l'altra, vi faccio vedere la prima pizzellina. Questa è la prima pizzellina da antipasto. Ah, ok, i prodotti sono da Campoverde a Rende oppure a Caseificio Paese, quindi se non li volete ordinare su internet sono anche nei negozi fisici. È arrivata Flavia, sì, assunta da sgamato. Sì, vieni. Però attenzione che c'è un po', ti serve un po' di spazio. Vieni qua, vieni. No. Si vede? Qua. Che mo' però è arrivata l'assaggiatrice! Buonasera a tutti! Mi raccomando, mandate stellette. Stelline! Stellette! Stellina dal Giso, stellette io. Quindi aspettiamo, oggi avete... due assaggiatori, io la prima. La prima, ecco. Zia Flavia che di solito ci guarda sempre e sta assaggiando la prima. È buona, devi dire sì per forza che sono buone.
Guarda il zafferano. Ottimi. Ci stanno i pezzettini di zafferano che si vede. Ottimi, buoni, ve li consiglio. Poi lo zafferano. Trovate la ricetta, la potete rivedere appena finiamo la diretta, potete rivedere tutto quanto per intero. Oppure nella descrizione c'è la ricetta. Mo fra poco provi la pizzellina. Che buona! Per oggi avete le due. Attenzione sorelle. Che ti bruci. Prossima volta tre sorelle, quindi vogliamo stelle. Aspetta che mo stendo l'altro. Aspetta che mo devi provare tutte queste altre cose. Ci stanno pure le pittulicchie. Io sto stendendo l'altra pizzellina, piccola piccola. Ha lievitato soltanto un paio di ore. Vedete com'è bello elastico l'impasto. Vuoi venire a provare la pizza tu? Te? Che vuoi la pizza? Ma spartiti te. La prendi. Lavati le mani. Allora. Vediamo che state scrivendo, che qua è arrivata gente e mi sono un attimo distratto. È pronta la seconda. Oh, si è abboccato. Abbiamo fatto una tragedia. Ragazzi, che favola! Io oggi non ho mangiato perché sapevo che Daniele, per quanto riguarda le pizzette, sono fenomenali. Aspetta, mi dispiace per voi, ma hai fatto un guaiocca, ma piena forchetta. Guai, è caduta. Peccato, non è caduta. È emozionante che c'è la diretta. Oh, ma guarda che ancora c'è un sacco di gente collegata. Ah, dopo ci abbiamo l'altro, ci abbiamo il terzo e quarto. La quarta idea da fare con lo zafferano. Sì, che voto mi date? Che voto ci danno? A me, ma quelle sono cotte. Queste sì. Le polpette sono cotte. Aspetta. C'è un'assaggiatrice che non beh, è timida. No, questa è con piselli e... Com'è la pizza allo zafferano? Questa ottima. È lo zafferano. Buono, buono, poi ma... questi pomodorini. Pomodorini gialli e rossi. Ottimo. Mo fra poco, ma mo mi avvicino e vi faccio vedere che sta uscendo quest'altro. Ottimi, buoni, 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 bravo. Cacci. Quindi 600 grammi di farina, 600 grammi di farina, 400 grammi di acqua, metà dell'acqua la fate stare, in metà dell'acqua ci fate stare lo zafferano in stimmi, a infusione. E poi l'aggiungete all'impasto, impastate tutto quanto e fate lievitare un paio di ore. Mettete 2 grammi di lievito, io metto soltanto 2 grammi di lievito, ma fra poco mi scriverò alla fine della diretta, metterò la ricetta nella descrizione. C'è un'altra pizzella, chi lo vuole, che è una poco sciollata però. Sì, per la vostra felicità provo le frittelle. Avvicinate. I pittuligi. Raga, non potete capire. Che me la mi zafferano. Questa me la mangio io. Aspetta che mo ce ne stanno altre pizzelle. E mo fra poco facciamo un'altra cosa. Perché vi facciamo vedere come si può utilizzare il miele. Ancora ci vuole. Facciamo vedere come... vi diamo un'idea di come utilizzare il miele allo zafferano. Perché se volete fare un aperitivo... potete fare tutte queste cose che abbiamo fatto noi in un'ora alla fine. Oh no, ci abbiamo messo poco, un'ora. Quindi mettete 2 frittelline, 2 polpette. Mo se ne mangiano tutti. Facciamo 3, guarda. Ok, e poi... prendiamo il miele allo zafferano. Che formaggio è questo qua con il pepe nero? È siciliano, caprino. Non so se vedete bene, ma il miele allo zafferano, che l'ho trovato pure sul negozio online, visto che ci state seguendo dall'estero pure, lo buttate piano piano così. No?
Però non si tocca, ma questa sta lontana. Voglio provare il formaggio. Aspetta un secondo. Ma che bello. Il cacciaoli. Allora, abbiamo fatto un bel piatto per un antipasto con tutto lo zafferano, pizzellina, frittelle di zucchine e poi polpette di riso e provola e poi del formaggio al pepe nero, formaggio caprino, che cos'è? Con il... come si chiama? Con lo zafferano sopra. Ok. Aspetta, che è pronta un'altra. Qua... La Maria Antonietta Roccanova c'è? Maria Antonietta Roccanova c'è, prima ti ha scritto. Sì, ma adesso c'è. Che confusione. Formaggio. Vuoi formaggio? Aspetta, prendete la forchetta. Ci abbiamo l'assaggiatrice qua oggi. No. prendete la forchetta, un cucchiaio, un tovagliolino. Con la mano? No, si ti cala. O no? Ma pigliano uno di un altro, non so di un altro. Altra pizzellina è quasi pronta. Siete ancora collegate? Mo non c'è nient'altro da fare. Sì, che mangiare. No, pigliate chiesto. No, niente stelline. Dai, raga, ci sono io oggi. Proviamo il formaggio, Niente stelline, mo proviamo il formaggio. Ancora? Formaggio. E piglia o miele? Vabbè, dopo facciamo la composizione. Ecco qua. Pronta l'altra pizzellina. Attenzione. Ancora, fiam? No. Formaggio? Una pizzellina. Oh, ma vedi che dopo ce ne stanno altre pizzelline. Allora, c'era altro formaggio, no? Lo pigli che finiamo la composizione che ce l'hanno rovinato. Vuoi questa pizzellina? Allora, siete ancora in tanti collegati, mo che faccio? Abbiamo finito tutto. Allora, che c'è collegato? Che ci stanno chiedendo? Aspetta che controllo le domande. C'è confusione, visto che bello aperitivo. Allora, c'è Francesca. Francesca è una tua amica? Francesca chi? Un'amica di zia Flavia. Come si chiama? Francesca Andrie. Marito Maurizio Ciarullo? Sì. Ciraulo? Sì. Ciraulo. Allora, non sono pancake, ma sono pizzelle. Vince, sono pizzelle. Bella, dai, quella. Quella. Le vuoi? Allora, basta. È finito. Fammi fare la fotografia. Allora, chiudiamo, che stiamo per chiudere, che faccio vedere la composizione finale. Basta. E non è che è tutto rovinato, caccia questo che è tutto rovinato. Caccia pure questo. Allora. Ovviamente ci sono tanti utilizzi che potete fare con il miele allo zafferano. Com'è il miele allo zafferano? Si sente lo zafferano? No, l'ho già assaggiato. Okay. Oggi pomeriggio abbiamo fatto tutto questo in un'ora e mezza. No, un'ora. Un'ora, praticamente un'ora. Abbiamo fatto le pizzelline, frittelle allo zafferano e zucchine, polpette di piselli provola e zafferano e poi abbiamo cosparso e del formaggio caprino, formaggio caprino, sì. Con il pepe nero cosparso di zafferano.
Grazie a tutti per aver visto la diretta. Salutate. Zia Fla, saluta, vieni qua. Buonasera a tutti. Ciao. 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 Alla prossima cucineremo tutti insieme. Ciao. Che cucineremo l'estinverno, già facciamo un chiuma. I dolci, zia. I dolci, fai i dolci. Ciao, grazie. Ciao.